Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo mio nuovo video. In questo video parleremo di Devilman. L'opera di Gonagai la adoro e è indiscutibilmente un capolavoro, solamente che al suo interno presenta una cosa che non sono mai riuscito ad apprezzare, ossia il volume Time Travelers. Per farlo logicamente dovrò fare qualche piccolo spoiler riguardo Devilman e quello che accade in Time Travelers, quindi nonostante cercherò di dire il minimo indispensabile, se siete iper sensibili agli spoiler e non avete mai letto Devilman, questo video non va per voi. Leggetelo e poi magari tornateci. Di cose da dire ce ne sono molte, quindi incominciamo subito ad addentrarci in questo video. Il titolo del video è chiaramente molto forte e secondo me l'obiezione più grossa che può essermi fatta è che uno spin-off uscito successivamente non può rovinare quello che era già stato raccontato e concluso prima. La creatura di Gonagai, infatti, originariamente incominciata nel 1972, col passare degli anni ha subito moltissimi ampliamenti per quello che è il suo universo, la sua mitologia. Nonostante la storia di Devilman infatti potesse ritenersi conclusa già all'uscita del suo quinto e ultimo volume per Kodansha, successivamente negli anni sono usciti molti volumi ad esso legati, tra i più famosi Amon, che racconta la storia del demone che si è fuso con Akira Fudo, Devil Lady, che racconta la storia di questa Devilman donna, o il più recente Devilman Grimoire. E nel 1981 esce anche questo spin-off, proprio Devilman Time Travelers. Queste storie uscite successivamente, sequel e spin-off, vanno sia ad ampliare la mitologia di Devilman, ma comunque nulla tolgono e niente aggiungono alla storia originale della creatura di Nagai, contrariamente invece è successo con il volume Time Travelers. Uscito originariamente in Giappone per Kodansha nel 1981 con il nome di Shin Devilman, si presentava come un volume spin-off che andava a raccontare il viaggio nel tempo di Akira e Ryo, che in questo viaggio hanno a che fare con importanti figure realmente esistite nella storia e che si scoprirà hanno avuto a che fare con dei demoni, e vuole raccontarci come proprio i demoni siano sempre stati nel substrato della società umana, influenzandolo, traviandolo, portandolo al male. Infatti i personaggi con cui hanno avuto a che fare sono tutti quanti negativi, ricordati dalla storia come figure ampiamente deprecabili. Più tardi entreremo più nello specifico, adesso fatemi finire. Devilman successivamente in Giappone, visto l'enorme successo e l'importanza, è stato ripubblicato più volte e anche rieditato con nuove edizioni. La più famosa e completa è sicuramente la Deluxe Edition. Uscita nel 1987, questa è l'edizione con cui Nagai e Kodansha vogliono che noi fruiamo di questa storia. Infatti in questa edizione in 5 volumi vengono tagliate pagine, aggiunte altre, alcune vengono ridisegnate, vengono aggiunti addirittura dei capitoli inediti, tra cui il suddetto volume Time Travelers, che qua diventa proprio parte integrante della storia, essendone inserita all'interno. Qua sotto in descrizione vi lascio un sito in inglese che vi spiega un po' tutta quanta quella che è stata la storia editoriale di Devilman in Giappone, così che possiate anche vedere quali sono le parti che sono state aggiunte, tolte, insomma differenti rispetto alla prima pubblicazione giapponese di questa Deluxe. L'edizione Deluxe, che continua a essere ristampata attualmente in Giappone, è anche quella con cui lo abbiamo letto noi in Italia nell'edizione J-Pop, sia quella completa in 5 volumi che quella omnibus che ho qua dietro. Questo qua è stato fatto direttamente da J-Pop per celebrare i 45 anni dell'opera, e dentro, rispetto ai 5 volumi, ha 2 pagine 2 di intervista a Gonagai e una piccola gallery di pagine a colori e niente di più. Ma comunque è immensamente più figo se comprate l'edizione in 5 volumi. Bah. Contenti voi. Per cui, differentemente i giapponesi che l'hanno letta all'inizio, oppure quelli che hanno acquistato la vecchia edizione di Visual, in cui Devilman era completo in 5 volumi e poi il volume Time Travelers dovevi comprartelo a parte, tutti quanti noi che invece abbiamo acquistato le opere J-Pop che si rifanno alla Deluxe, abbiamo letto Time Travelers in mezzo alla storia di Devilman, nel punto in cui i giapponesi hanno deciso che dovesse essere piazzata. Quindi tutto quanto sto casino ci riporta alla domanda iniziale: può una storia spin-off uscita dopo andare a influenzare in maniera retroattiva quello che già è stato narrato in una storia precedente? In questo caso secondo me sì, perché laddove Amon e Devilman Lady sono due spin-off che non entrano minimamente a toccare quello che è Devilman serie principale, Time Travelers, così come gli altri capitoli extra aggiunti, le cose ridisegnate, aggiunte, quelle tolte, vanno invece a toccare Devilman, perché questa è la forma che il suo autore ha voluto dargli successivamente e che
può venire pubblicata in Europa. Per cui Devilman, serie storica e principale, negli anni è mutato, divenendo questo. E attenzione, qua dentro non c'è solamente Time Travelers, ci sono anche tra tutto una cinquantina di pagine che vanno a comporre tre storie fatte appositamente per questa edizione, che hanno un grandissimo impatto narrativo, come ad esempio le 18 pagine di One Summer Days, una breve storiella in cui Akira, Ryo e Miki passano una giornata al mare venendo attaccati da un demone che il nostro Devilman ucciderà senza pietà. Anche questa è una storia che va a piazzarsi nella continuity di Devilman, andando a spezzare quella che era la narrazione originale, e che effettivamente al momento della lettura direte per quale cazzo di motivo ci sta. Però ce la facciamo andare bene, perché comunque sono solamente 18 pagine, per di più che servono solamente per farci vedere Miki nuda, con anche un'ottima scena di tentacle rape che quindi fa sempre piacere. Il volume Devilman Time Travels invece conta circa 200 pagine. Questo si va a piazzare dopo uno dei combattimenti più iconici e emozionali della storia di Devilman. Così, senza contestualizzazione, senza nulla, giusto una paginetta nera per poi buttarci dentro questo mondo che va a spezzare la continuity della storia che noi stavamo seguendo e che ci stava prendendo sempre di più. Per farci leggere queste 200 pagine in cui Akira e Ryo, senza uno straccio di spiegazione, si trovano a viaggiare nel tempo, in maniera anche slegata nei vari episodi, senza dare mai una vera motivazione, retconnando anche delle cose che erano state spiegate originariamente prima nella serie. Il vero problema infatti è proprio questo, che volendolo piazzare a forza in continuity, in mezzo al volume, si sente molto di più il senso di straneamento riguardo la lettura di sto coso, che si capisce proprio che non c'entra un cazzo con quello che era Devilman. Un po' anche perché, essendo passati 10 anni, si vede che lo stile di disegno di Nagai è ancora più maturo e un po' diverso da quello sporchissimo che aveva in Devilman, che era stato creato da lui in un periodo della sua vita ben diverso. Doveva ancora affermarsi come mangaka, lo disegnava spinto da un impeto, un'incazzatura che probabilmente non aveva più 10 anni dopo, e quindi proprio per questi motivi sembra slegato da quello che stavamo leggendo fino a quel momento. Non metto in dubbio che sicuramente per i giapponesi che lo hanno letto dopo avrà fatto piacere vedere di nuovo tornare il loro beniamino, che solamente negli anni successivi ha visto poi la creazione di altre storie. Deve essere stato bello quindi tornare a leggere di questo eroe, o antieroe, che probabilmente è più corretto che dirsi voglia. Infatti quei lettori avevano già letto la conclusione, sapevano come sarebbe evoluta la storia e come sarebbe stato il suo epilogo. Questo volume, incominciando così con loro che viaggiano nel tempo, per cui non essendo piazzato ben precisamente in un punto preciso e specifico della continuity di Devilman, ci può anche stare che per un qualche strano motivo si trovano a viaggiare, perché proprio il volume viene visto come un qualcosa di esterno, accessorio alla storia. E proprio perché chi si approcciava a questo volume aveva già letto Devilman, non si trovava stranito avanti alcune scene, in particolare l'ultimo capitolo del volume, il quinto, quello che racconta la storia dei nostri eroi nel vecchio West, che hanno a che fare con il generale Custer. Parliamone più nello specifico, perché sta roba è una monnezza. Akira e Ryo si trovano nel vecchio West insieme a questi due fratelli indiani pelle rossa, il capovillaggio e sua sorella. Quest'ultima sembra essersi presa una cotta per Ryo, quindi Akira, in questa scena, che è veramente così, non sto scherzando, si avvicina e gli dice: ehi, ma non hai fatto caso che quella ragazza stravede per te? E al che Ryo gli risponde una cosa che, parafrasando, suona tipo: no, sai, a me non interessano le ragazze, a me piace il cazzo. Il tuo cazzo. E da lì sempre peggio. Akira e Ryo che cavalcano a torso nudo in sul calar del sole in questi grandissimi spazi western, scambiandosi continuamente sguardi complici. L'atmosfera omoerotica continua a salire con loro distesi in un campo sotto le stelle che dialogano. Io ero convinto di stare a leggere Devilman, non il manga di Brokeback Mountain. Fino a quel momento il rapporto tra Akira e Ryo era solamente di amicizia. Non veniva mai minimamente neanche sottinteso nel volume che questi due potesse esserci una qualche tensione omoerotica. Quelle vengono palesate nell'ultimo atto della storia, in cui si rivela Ryo per quello che realmente è, e quindi tutto quanto assume un senso. Quindi i giapponesi che il finale l'avevano letto lo sapevano, e quindi aveva senso che 10 anni dopo si poteva palesare così questo rapporto tra i due. Ma per il lettore è estremamente straniante, perché Ryo è sempre apparso come un personaggio forte e deciso tutto d'un pezzo, qua invece viene fatto arrossire, in
imbarazzato di fronte a Akira, trasformando sto personaggio in una cazzo di macchietta, una checca che al confronto malgioglio che fa shopping è quasi virile. Quella storia è veramente indifendibile, irritante e penso quanto di più brutto sia mai stato pubblicato in Giappone, cioè è veramente una monnezza. Ma mai come quella in cui i nostri due viaggiatori nel tempo hanno a che fare con Adolf Hitler. A Vienna infatti conoscono questo giovane studente di pittura molto talentuoso, di cui non viene mai fatto il nome, ma il lettore un po' più scafato già comincia a sentire la puzza. Quest'ultimo, come ogni grande artista, ha una sua musa e quindi decide di realizzare per lei un ritratto. Quando va a consegnarglielo però trova lei a casa di questo ricco signore. Lei accetta il quadro però rifiuta il nostro povero Adolf Hitler, persona con cui qua dovremmo empatizzare in quanto poverino ha il cuore spezzato, che poi però non mi ricordo per quale motivo nel mentre si stava allontanando farà ritorno nella stanza della ragazza. Si scopre che quel vecchio signore era posseduto da un demone e che aveva costretto quella ragazza a sposarlo dicendogli di abbandonare il suo pittore che amava e per quello in maniera cattivissima e simbolica brucia il quadro che lui le aveva appena regalato. Il nostro baffetto ovviamente assiste a tutta la scena. Allontanandosi dalla casa ascoltiamo una sua voce pensiero in cui lui matura l'odio per gli ebrei perché la persona che si era fusa con un demone era appunto ebrea. Nagai da così in là che una delle pagine più tristi della storia umana siano dovute al fatto che lui è entrato a contatto con una persona posseduta da un demone. Cioè, capito, non è Hitler che essendo posseduto da un demone ha fatto quello che ha fatto. È lui che assistendo un ebreo che era posseduto da un demone poi ha maturato l'odio verso tutta quanta un'etnia, una razza, chiamatela come cazzo vi pare. Io non voglio neanche commentare questa merda che è sbagliata anche solo pensarla e solamente in giapponese poteva ideare una roba del genere. Se fosse successo in un film italiano oggi, il giorno dopo il regista ci aveva tutta quanta la comunità ebraica sotto casa coi forconi e le fiaccole. Lì sì, come in Devilman. Per questo e tanti altri motivi, Devilman Time Travel lo trovo davvero una monnezza. Stupido, decontestualizzato e brutto. Tra l'altro neanche troppo divertente da leggere oppure esageratamente violento. Quindi per concludere questo video, se posso dirvela alla J-Ax, seguite il consiglio di un pirla. Infatti il mio consiglio è, se volete leggere oppure rileggere Devilman, saltate Time Traveler a piedi pari. Poi, una volta conclusa la storia, tornateci e leggetevi quelle pagine per quello che erano all'inizio, un qualcosa giusto in caso ancora non avevate sentito proprio la sazietà delle storie di Devilman. Una ciliegina sulla torta che è Devilman, solo che la torta è bellissima, imponente e buonissima. La ciliegina è brutta, schifosa e bacata. Bene, con questo video abbiamo finito, spero di essermi fatto più nemici di quanti ne avevo prima, in tal caso fatemelo sapere qua sotto nei commenti e lasciandomi un dislike. Ne potete mettere quanti vi pare, tanto non si vedono più. Vi lascio qua sotto in descrizione ovviamente tutti quanti i link per acquistare Devilman perché va letto, e sempre qua sotto in descrizione trovate tutti quanti i link per seguirmi sugli altri miei social. E noi ragazzi su YouTube ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ciao a tutti!